I diritti fondamentali non si scherza e quindi ci combatteremo con forza contro questo progetto e io vorrei un partito che lo facesse con convinzione, non come ho sentito dire anche in questi giorni a qualche presidente di regione. Non c'è da cambiare alcuni aspetti di questo disegno di Calderoli, c'è da respingerlo con forza perché trasuda ancora l'antico progetto mai morto di secessionismo leghista. E allora diciamoci la verità. Noi dobbiamo contrastarlo e chiamare a raccolta una forte mobilitazione su questo tema, perché altrimenti sarà troppo tardi dopo. Ma il PD che vorrei è un partito aperto, accogliente, che si ridà una linea chiara contro la precarietà, contro le diseguaglianze e anche che lavori per una conversione ecologica che sia opportunità di buon lavoro e nuova impresa. Il PD che vorrei è un partito che finalmente premia le persone più competenti, non le persone più fedeli e fa sì che prendano spazio donne e giovani che sono stati troppo a lungo schiacciati. Facciamo un altro partito allora. Beh guardi, intanto stiamo raccogliendo grandissima partecipazione per riuscire a cambiare insieme questo. Confidiamo nel fatto che questa partecipazione si moltiplichi verso le primarie del 26 febbraio e ci permetta di vincere. Quali sono i mondi del centro-sinistra da riconquistare qui nel Mezzogiorno? In generale le fratture più profonde si sono prodotte in questi anni con il mondo del lavoro, con il mondo del terzo settore, con il mondo della scuola, con il mondo dell'accoglienza. È per questo che siamo qui, per provare a ricucire le fratture con questi mondi dicendo parole chiare, parole di verità. E questo vuol dire essere molto netti nel contrasto alla precarietà, volendo limitare i contratti a termine, che sono purtroppo l'unico futuro che conoscono soprattutto i giovani, anche in queste terre. E poi vuol dire fare un salario minimo, vuol dire finalmente fare una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata, come ci chiedono i sindacati. Vuol dire essere molto netti nel dire che vogliamo un PD che non rifinanzi mai più la Guardia Costiera Libica perché viola i diritti fondamentali e quindi che si batta anche per una normativa molto più lungimirante ed efficace sulla gestione dei fenomeni migratori. Vuol dire fare lo ius soli, vuol dire essere in grado anche di tessere con il terzo settore delle relazioni nuove che valorizzino i loro saperi e costruirle a partire dai circoli del nostro territorio che sono veramente preziosi perché siamo il partito probabilmente più radicato in Italia e bisogna riaprire quei circoli alla partecipazione della società civile e ad accogliere le nuove energie che possono arrivare per aiutarci a ricostruire il PD. Quella politica di cambiamento del bonus edilizia? Penso che sia una scelta disastrosa, ci sono 15 miliardi di crediti incagliati, vuol dire però bloccare i lavori di oltre 25.000 imprese, si considera, secondo anche quello che dicono i sindacati, che si potrebbero perdere più di 100.000 posti di lavoro. È una scelta scellerata e il governo deve trovare un'altra soluzione perché in questo modo tutti la pagano, le famiglie, soprattutto quelle che avevano creduto in questa possibilità, in questa misura, ma anche i professionisti, i tecnici, non solo le piccole e medie imprese ma anche gli ingegneri, quindi così si rischia veramente di bloccare un comparto che stava comunque facendo passi avanti importanti nel senso dell'efficientamento energetico ma in realtà come rilancio anche del settore edilizio in difficoltà.